Ciao, questo video serve per spiegarti cosa devi fare per poter prendere la patente E e soprattutto quando serve la patente E. La patente E da sola non è una vera e propria patente, ma è un'estensione di una patente già posseduta. Per capirci, ti faccio un esempio: se hai la patente B che ti permette di guidare autovetture che trainano piccoli rimorchi, con la patente E potrai agganciare rimorchi molto più pesanti rispetto a quello che ti viene consentito con la patente B. Lo stesso discorso vale per la patente C e lo stesso discorso varrà anche per la patente D. Quindi, riepilogando, la patente E è un'estensione, un'integrazione di una patente già posseduta. Naturalmente, per quanto riguarda il conseguimento di questa patente, dovrai procurarti dei documenti che sono gli stessi documenti che servono per conseguire la patente C o la patente D, e quindi te li riepilogo molto velocemente, e sono due fototessere, il certificato anamnestico del tuo dottore di famiglia che ci dovrai portare in autoscuola per poter poi fare la visita medica presso il dottore che attesterà i tuoi requisiti di idoneità alla guida. Inoltre ti ricordo di portarti con te il codice fiscale e un documento di riconoscimento da cui potremo ricavare i dati della residenza e i tuoi dati anagrafici. Bene, se vorrai maggiori informazioni puoi contattarci ai numeri di telefono che trovi in basso a questo video o comunque nel nostro sito internet, oppure puoi consultare la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. Ti saluto, ciao!